serata di gala alla cantina Rotary per il brindisi inaugurale di Alpe Regis, il nuovo Trento Doc della Maison Trentina. Il presidente Luca Rigotti, i vertici aziendali del gruppo Mezza Corona e in primis l'amministratore delegato Fabio Rizzoli, con le autorità e gli operatori dell'informazione presenti, hanno celebrato la nascita di questo grande millesimato nato dalla migliore tradizione spumantistica trentina e dedicato agli amanti della buona cucina e del buon vivere. Alpe Regis, un nome che evoca da un lato la figura regale di Rotary, il grande re longobardo, e dall'altro richiama il territorio alpino che ha contribuito a renderlo leggendario, fissando le sue gesta nella storia. Alpe Regis, prodotto per ora in 45.000 bottiglie, è a base esclusivamente di uve Chardonnay, la varietà che ha trovato nell'area dolomitica le condizioni ideali per la perfetta espressione del suo carattere. La vendemmia, rigorosamente a mano, è svolta selezionando direttamente in vigna i grappoli migliori con cura certosina. Alpe Regis è proposto nella versione extra brutta per esprimere al meglio il territorio e tutto il lavoro svolto in vigna e poi in cantina. Anche il packaging e la presentazione sono completamente rinnovate. Questo è un prodotto dedicato agli specialisti, perché questi siano messaggeri nel mondo del prodotto Rotary e della qualità di Rotary. Qui abbiamo un prodotto 100% Chardonnay che è messaggero del nostro territorio e della regalità del prodotto, della nobiltà del prodotto Alpe Regis. E questo è destinato soprattutto a intenditori, per cui è destinato a una fascia di consumatori di un 3-4%. Non è il grande consumo, è il consumo di qualità che trascina il resto. Una cantina che ha sempre creduto in quella che è l'innovazione che oggi è l'elemento direi fondante per poter mantenere competitività, per raggiungere i successi. Credo che grazie a questa iniziativa altre realtà produttrici del metodo classico seguiranno questa iniziativa proprio per far sì che il Trentino sia visto come naturalmente lo scrigno del Chardonnay base spumante, che è il vitigno principe per ottenere buoni prodotti, che significa raccontare la forza di un territorio e il valore di un territorio. Perlage elegante, omogeneo e persistente, colore giallo tenue con sfumature paglierine molto delicato. Profumo che colpisce per le sue note intense ed eleganti di frutta matura, come mela golden, ananas, dovute alle notevoli escursioni termiche durante la maturazione dell'uva. Sicuramente per le sue caratteristiche di estrema secchezza è interessante con i crudi di pesce, oppure potrebbe anche reggere nella nostra cucina abbinamenti con prodotti tipici, magari rivisitati un attimino. Proprio nella giornata in cui ha visto la luce Alpe Regis, la cantina Rotary ha inaugurato anche il cavo Rotary, prezioso spazio dove sono raccolti i migliori Trento Doc della sua storia. Pensato e realizzato come una biblioteca storica della cantina Rotary, il cavo ospita tutte le annate dal 1993 in avanti, in una location speciale definita da un percorso di nicchie appositamente studiate. Attualmente il cavo contiene 6.000 bottiglie. Il cavo è uno scrigno nel quale anni di lavoro ed edizione ricevono visibilità grazie ad una progettazione curata dall'architetto Paolo Margoni, che preserva e valorizza il sapore della storia nel contrasto con la contemporaneità. Lame di vetro inserite nella struttura permettono di godere del fascino evocativo del luogo anche dall'esterno, mentre all'interno le condizioni di temperatura controllata garantiscono la perfetta conservazione dei migliori Trento Doc di Rotary. Beh, per noi è la continuazione, direi, di una strada iniziata già tanto tempo fa con lo spumante Rotary. È la continuazione di questa strada, è il continuo miglioramento della qualità, della selezione delle uve e del miglioramento anno dopo anno della qualità dei nostri prodotti. È un puntare sempre più in alto, è un esaltare le potenzialità del Trentino, è un credere anche nel progetto Trento Doc, perché io credo che la spumantistica trentina abbia delle potenzialità ancora inespresse
e sono convinto che assieme nel progetto Trento Doc riusciremo a raggiungere obiettivi di vera soddisfazione per noi, per i nostri soci e per la nostra economia agricola. Alpe Regis è un prodotto complesso che può essere abbinato perfettamente alla migliore cucina italiana ed internazionale. Particolarmente adatto per essere gustato con crudità di mare, scampi crudi e ostriche, ma anche con ricchi piatti a base di pesce, risotti, secondi piatti a base di carne. Alpe Regis si pone come obiettivo quello di esaltare il fascino dello stile Rotary e le potenzialità uniche della denominazione Trento Doc. L'evento del lancio ha giocato sulle proposte gastronomiche degli chef Marcello Franceschi per la cucina del territorio e Simona Bontà, che si è cimentata invece con suggestioni culinarie orientali. Ecco spiegato il claim di Alpe Regis, un Trento Doc unico, autentico, audace, contemporaneo, cosmopolita e regale. Alpe Regis è... nella famiglia del Rotary è il prodotto che vuole essere il più naturale, quello che trasmette meglio il territorio e quello che soprattutto si sposa meglio a una ristorazione cosmopolita, portando il meglio del Trentino fuori dal Trentino con prodotti che devono portarci al successo nel mondo.